per ripeterlo, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, molto bene, nonostante l'assenza anche di Young, però abbiamo lavorato bene con intensità, concentrazione, ho visto le facce giuste. Poi dopo, come al solito, è ovvio che quello che conta è solo la domenica. Andiamo a giocare contro una squadra che dal punto di vista del talento offensivo, se prendiamo i singoli, è una delle squadre che forse ne ha di più in questa categoria, costruita anche per fare campionato da vertice. Arriverà con due sconfitte consecutive, quindi arriveranno un po' anche incazzati, però credo che noi dovremmo avere un po' di più di incazzatura, rabbia, delusione, quindi mi aspetto di vedere domani l'atteggiamento giusto, nonostante l'assenza di Young, quindi abbiamo un giocatore in meno anche nelle rotazioni. Quindi detto l'atteggiamento giusto, questo anche al di là delle voci di mercato, comunque A livello di qualche mercato, possibile. confermiamo allora che il discorso del mercato, così chiudiamo, parliamo subito del discorso del mercato. Allora, il discorso del mercato, noi stiamo cercando di prendere un giocatore per robustire la squadra, per rinforzare la squadra, quindi non per mandare via della gente o per punire qualcuno, per prendere un giocatore in più e che ci venga a dare una mano. Stiamo cercando un giocatore importante che al momento non esiste, non c'è. Importante non c'è, non so neanche se poi dopo siamo in grado economicamente o organizzativamente di poterlo prendere. Ci sono dei giocatori discreti, dei giocatori che ci possono dare una mano, e da lunedì valutiamo se si possono prendere. Mi sembra così a oggi, che nessuna squadra di colpo che ne abbia bisogno o che non abbia bisogno non è riuscita a prendere ancora nessun giocatore. Prova dimostrazione del fatto che insomma tanto materiale disponibile non è che ci sia. Ripeto, giocatori che spostano gli equilibri, non so se ci sono, non credo che ci siano e non credo che siano alla portata nostra. Giocatori che ci possono dare una mano ci sono e da lunedì, indipendentemente dal risultato, proveremo a fare anche queste operazioni di mercato. Non per mandare via qualcuno, ovviamente, non per punire qualcuno, però per robustire la squadra. Quindi diciamo sarà un innesto in più che Esattamente, non un senza innesto. A un. maggior ragione adesso che non è neanche Young per 2 o 3 settimane.